Benvenuti amici di mobileOS.it. Oggi siamo alla presentazione Samsung, che è appena terminata, e hanno presentato Gear S2, il nuovo smartwatch di punta di casa Samsung. Qui lo vediamo, è esteticamente abbastanza carino, si distacca totalmente dal Gear S dell'anno passato, che era quasi uno smartphone al polso, si può dire, un po' bruttarello diciamo. In questo Gear S2 troviamo un'interfaccia che ci viene detta la Samsung circolare, infatti vediamo che tutte le zone sono più o meno circolari, e una cosa che mi ha colpito molto è la ghiera rotante ci fa senza toccare lo smartphone, un po' come quella di Apple, che però è una rotina qui, ci fa navigare nei menu, ci fa zoomare nelle pagine o nelle mappe e ci fa scorrere i testi. I cinturini saranno venduti qui lo vediamo in silicone, ma ci sarà anche in metallo e in pelle, in vera pelle. E la connettività è 3G, Bluetooth, Wi-Fi, e ha una funzione, ovvero Power Saving Mode, che è una modalità che gli permette di fare un sacco di autonomia. Non c'è stato ancora promesso dei giorni di utilizzo, ma crediamo che abbiano fatto un bel lavoro, poi lo andremo a verificare. Ovviamente rimangono le funzioni fitness, con partnership con la Nike, ci hanno detto. Qui vediamo infatti la misura del battito cardiaco, dei passi giornalieri, il conto dei caffè che si possono aggiungere, della bottiglia, dei bicchieri d'acqua che si bevono. Comunque qualcosa di abbastanza carino. Qui si possono aggiungere nuove feature, nuove funzionalità. Torniamo indietro. Intanto vi dico che ci sarà una basetta di ricarica con la ricarica rapida wireless, e è IP68, quindi totalmente impermeabile e resistente la polvere, e è integrato anche Samsung Pay. Cos'è? Samsung ci dice: potete benissimo scordarvi molto simpaticamente il portafoglio a casa e usare il vostro Gear S2 per pagare nei locali. Adesso non sappiamo bene come funziona, ma approfondiremo. Un'altra cosa parecchio importante è la compatibilità. Samsung ci promette una compatibilità con KitKat, da KitKat in su, con tutti gli smartphone da almeno 1,5 GB di RAM. La disponibilità è per ottobre, del prezzo si sa ancora poco, ma sappiamo che Samsung è un'azienda che non è molto aggressiva con i prezzi, perché vende lo stesso, quindi saremo a vedere, ma non aspettatevi il prezzo magari visto in casa ASUS, quindi poi vi sapremo dire meglio. Navighiamo un po', mi è sembrato molto bello anche il display, che ha un angolo di visuale che non so se riuscite ad apprezzarli, ma sono davvero assurdi, non riesco a capire. Hanno fatto un grandissimo lavoro da questo punto di vista. Lo schermo è appunto circolare da 1,2 pollici, Super AMOLED, quindi i neri sono profondissimi e aiutano all'autonomia del display. La memoria è da 4 giga e la RAM è da 512, come un po' tutti i smartwatch top di gamma del momento. Per questa videoprova è tutto, anzi vi faccio un secondo, stacco il mio orologio, lo faccio vedere come va al polso. Fortunatamente Samsung non ci ha messo il laccetto che lo collega alla base, e ci è già dato modo magari di provarlo con più tranquillità. Eccolo qua, direi abbastanza minimalista. Forse probabilmente io avrei messo magari un loghettino qui, ma è una cosa personale. Da questa video anteprima è tutto per Mobile OS Federico 5.